Ben ritrovati con Piave TV e ben ritrovati all'appuntamento con Verso le elezioni 2023, elezioni di Sandona di Piave che si terranno qui a maggio prossimo. Allora, oggi siamo in compagnia di Stefano Serafin, capolista di Fare Civico. Benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Allora, già attualmente assessore allo sport e all'innovazione tecnologica del comune di Sandona di Piave ed è già stato presidente per anni dell'associazione culturale Musica Sì, che ha operato per la promozione della musica e della cultura musicale nel territorio. Oggi si presenta come candidato e allora chiediamo quale contributo potrà dare grazie a queste esperienze così significative. Allora, grazie dell'invito. Intanto il mio ruolo di capolista di Fare Civico si sposa con il mio ruolo attuale fino a fine mandato di assessore. Ho deciso di continuare questa esperienza politica intrapresa con Fare Civico a sostegno della candidata sindaca Francesca Zottis, in quanto crediamo di avere ancora diciamo, molte cose da dire, da fare, da portare a termine e soprattutto da spiegare alle persone. Voi vi presentate con un vostro logo e con un vostro slogan, possiamo parlare? Allora, per quanto riguarda il logo, certamente c'è il logo Fare Civico, non abbiamo fatto grandi esercizi di grafica, ma siamo andati abbastanza sul concreto, quindi c'è solo il nome della lista. Per quanto riguarda lo slogan, noi ci vediamo perfettamente inseriti nello slogan della candidata sindaca alla città delle persone e abbiamo scelto di non avere uno slogan nostro proprio per evitare, per dare un segnale diverso in cui si eviti, diciamo, una campagna a base di slogan, ma si vada invece verso i progetti concreti e con le idee effettive. A proposito di programmi, avete dei temi che vi stanno particolarmente a cuore? Ma allora, sicuramente sì, a breve verrà presentato il programma dell'intera coalizione, che sarà uno solo, però è chiaro che all'interno ognuno di noi ha delle sue peculiarità. In particolare noi teniamo moltissimo il mondo giovanile, quindi abbiamo una lista molto giovane che raccoglie ad esempio ad oggi 5 ragazzi sotto i 20 anni. Crediamo che sia importante questo perché nel prossimo futuro sarà indispensabile fare alcune scelte che già l'amministrazione Cerasera ha intrapreso. Quindi portarle a termine per sviluppare quello che è, diciamo, l'offerta per i giovani a Sandona. Oltre a questo, sicuramente lo sport, vista la mia provenienza, credo che fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma c'è ancora tantissimo da fare e per questo chiediamo la fiducia ai cittadini. Per andare un po' nel dettaglio, dal punto di vista dello sport stiamo portando avanti dei progetti molto significativi, il primo dei quali comincerà all'inizio di maggio, che è il rifacimento della pista d'atletica, un investimento di oltre 700.000 euro, che l'amministrazione fa proprio nel tentativo per dimostrare un'attenzione anche verso gli sport cosiddetti minori. Nel futuro chiaramente dovremo affrontare il problema ormai diciamo urgente dello stadio del calcio che deve essere rinnovato. L'impiantistica sportiva di Sandona in generale è numerosa, ma è abbastanza vecchia, quindi ha bisogno di interventi molto costosi. Un'altra parte delle mie deleghe è l'innovazione tecnologica, sul quale diciamo, siamo felici di aver preso tutti i fondi PNRR previsti, quindi oltre 900.000 euro, che ci consentiranno di portare a termine tutte le iniziative che abbiamo già iniziato e tutti i progetti che abbiamo già lanciato e che porteranno la città ad fare un ulteriore scatto in avanti. Ad esempio? Ad esempio, allora, i fondi PNRR hanno delle linee di investimento molto, molto definite. I progetti che abbiamo presentato e che sono stati tutti finanziati portano ad esempio, la migrazione in cloud di tutti i server comunali, che è già iniziata, è già avvenuta in parte. Questo porta a una maggiore sicurezza in termini di dati. Abbiamo presente le situazioni accadute nei comuni anche vicini, di attacchi hacker, di cose di questo tipo. Quindi è responsabilità dell'amministrazione quella di mettere al sicuro. Altra grande parte è quella del miglioramento dell'interfaccia con i cittadini. Noi abbiamo fatto già grandi passi in avanti con lo sportello Sandona Facile, con le app, però c'è molto che si può fare. Noi vogliamo
investire questi soldi per fare in modo che l'amministrazione diventi assolutamente amichevole verso le persone. E ora veniamo alla domanda relativa al tema che caratterizza la vostra lista. Sì, questa è una domanda interessante perché il tema che ci caratterizza proprio in maniera preminente è la competenza. Noi pensiamo che la competenza delle persone che amministrano la città debba essere la prima cosa. Quello che abbiamo dimostrato in questi 5 anni di esperienza è stata proprio quella di aver imparato e di aver comunque investito l'amministrazione di progetti importanti. Un'altra cosa è sicuramente la qualità della vita. Noi ci teniamo tantissimo a questo perché all'interno di questa definizione qualità della vita noi inseriamo tutto, dalla sicurezza alla viabilità, ai trasporti, alla cultura. Pensiamo che non si possa parlare di argomenti singoli, ma si debba invece parlare di un unico concetto che è quello della qualità della vita, che ha molti svariati. Bene, adesso veniamo agli appuntamenti. Quali appuntamenti avete in calendario? Allora, noi siamo presenti a tutti gli appuntamenti che sta portando avanti la candidata sindaca Francesca Zottis, quindi le riunioni a livello di frazione e di quartiere. A breve ci sarà un importante incontro che riguarderà la viabilità, che è uno degli argomenti caldi del programma e comunque della città, come a breve ci sarà anche un incontro che riguarda la risorsa acqua, che è argomento estremamente, estremamente attuale. Per quanto riguarda Affari Civico in particolare, io invito i cittadini che vogliono conoscerci meglio, ci sono vari modi. Il primo è il sito internet, che è farecivico.it, altrimenti i canali social, Instagram e Facebook. Altrimenti, in maniera molto analogica, venirci a trovare nei gazebi che abbiamo di solito il sabato e la domenica mattina, sia in centro che nelle frazioni. Bene, non ci resta che ringraziare Stefano Serafin, capolista Affare Civico, e noi ci rivediamo prossimamente sempre su Piave TV. Arrivederci!